Salve Pomegranini, qui Uyu. Ci eravamo lasciati subito dopo aver terminato il prologo, intro, insomma, quello che è, e aver parlato di vacanze con Nanase all'inizio del primo capitolo. Io direi di partire subito. Giusto per ora. È tutto uguale. Ma la stanza di Nanashi è uguale identica a quella di Misa. Nanase, Nanase. È uguale identica a quella di Misane. Ok, tipo. Ciao. In realtà dovresti parlare, credo ragazzina, bambina, non lo so, sembra molto più piccola di loro due, comunque con degli sconosciuti, ma va bene. Va bene. Sì, infatti non si diceva barca. Oh, è tutto sotto sopra. Thank you.
Lu. Oh, ok, no, stavo per dire che con lui non mi faceva parlare, invece. Però non c'è la figlia con loro, cioè con lei, con la madre. Vabbè. Andiamo al giardino.春日忍、ここでは庭師をしているね。心安らぐ場所を求めているなら、いつでもどうぞ。 Misane notis mi. Questo più che un gatto sembra una mucca, però va bene. Senza nanase. Che schifo! Reporter? Paparazzi? Ci avevo azzeccato. Azzeccato. Ah! Giustamente, beat phones, ok, che funzionano, almeno quelli di
quello di Nanashi. E Nanase! Ah! Ok, ce la posso fare. E sbuca lei, no? Ok. Mm. Ah, di nuovo la bebina. Mm. Ma sono bellissimi. Fanno matching, insomma. Salve. Ah, non mi fa nemmeno passare avanti. Ehi, ma si calmi. Sei sospetto. Ma sei tu che c'hai problemi, eh? Con loro. Che qui ci scappa il morto. Mm? Ah? Cosa ho detto? Io che schifo, io che schifo. Adoro. Oh, è ruotata. Madre. Non l'avevamo capito. Beh, la reporter.
prima di scattare foto, almeno chiedi. Del padre. Non so cosa significhi, ma adoro. Ok, grazie Nana, se stavo per dirlo io. E invece noi salviamo. Una prossima volta. Suspense. Bene, allora. Alla prossima.